Amici, sto provando ad accedere alla diretta di Facebook, è la prima volta che uso questo strumento e spero di saperlo usare, non essendo più giovanissimo, le ultime diavolerie della tecnologia moderna non le ho tutte sotto controllo. Comunque, la prima cosa che voglio fare è salutarvi, pochi o tanti che siete, sono onorato perché ha avuto il piacere e l'interesse di seguire questa pagina e questa trasmissione. È un po' emozionante, anche devo dire, una sensazione un po' strana, come essere in un palcoscenico a parlare con un vasto pubblico, o anche piccolo, comunque un pubblico. E quindi vi ringrazio se avete avuto la pazienza di attendere questo momento. Ripeto, scusatemi e perdonatemi per le eventuali stupidaggini o castronerie che saranno dovute allo scarso controllo del mezzo tecnologico. E quindi, una volta detto ciò, passerò a discettare del tema che ho scelto per iniziare questo uso dello strumento della diretta, che è l'alimentazione. Quindi non si parla di nessun tipo di tecnica di jiu-jitsu, di strategie di combattimento, di ideologie, scuola vecchia scuola, scuola nuova, sportivo, tradizionale, marziale, i colpi, non colpi, le MMA. In realtà sono temi che ho trattato molto, molto approfonditamente sul blog Realismo Marziale dal 2006 a oggi. E in realtà le considero anche meno fondamentali. L'alimentazione è la base della vita, tutte le creature si nutrono, anche noi esistiamo solo in quanto ci nutriamo e quindi si può fare jiu-jitsu anche non averne mai sentito parlare, si può fare a varie intensità, magari mediocremente come passatempo, ma sicuramente ci si dovrà alimentare, ci si dovrà nutrire, quindi come si dice, ho scelto di iniziare dalle basi. Sono un po' fanatico nel jiu-jitsu brasiliano, dell'uso delle basi. E la base delle basi è l'alimentazione. L'alimentazione è un tema che mi sta più a cuore di altri, perché ho visto l'importanza fondamentale di dare delle direttive serie, funzionali ai nostri atleti, insomma ai nostri jiu-jitsuka, non tutti sono atleti, anzi una minima parte lo sono, per l'impatto a 360 gradi che ha avuto sulla loro vita. Quindi la cosa che mi ha fatto sempre riflettere sull'argomento è quanta impreparazione ci sia nell'ambiente, nel settore. Allora, facciamo una premessa. Il discorso dell'alimentazione è estremamente spinoso, è esplosivo, è distruttivo. Alzo le mani, io non ho una laurea in biologia, in nutrizione, in scienza dell'alimentazione. I miei studi sono individuali, personali e sono autoallenato allo studio e uno dei temi su cui ho dovuto confrontarmi nella mia carriera di allenatore sportivo e anche personal trainer che aveva a che fare con persone molto lontano dal concetto di atleta è stato proprio quello dell'alimentazione. Tutti mangiano, lo dicevo, io non ho un diploma universitario, non ho una laurea in questo campo, ne ho un'altra in storia, e però sin potrei dire quasi dall'infanzia, da quando avevo 14 anni che studio l'argomento, ho frequentato un gran numero di professionisti dell'ambiente, ho avuto un gran numero di maestri, al di là dei libri ho certificazioni internazionali, workshop, seminari e poi quello che è il mestieraccio dell'allenatore, l'esperienza sul campo. Io
conosco un po' tutti nell'ambiente del Jiu-Jitsu, non solo in Italia, nel senso che ho contatti con persone, maestri, allenatori e direttori tecnici di tanti paesi, in giro per il mondo, soprattutto le potenze mondiali del Jiu-Jitsu, Stati Uniti, Nord Europa, Brasile stesso. E in generale la conoscenza che hanno questi personaggi, per altri versi estremamente preparati nella tecnica, nella capacità di insegnare le posizioni, la strategia del jiu-jitsu e quanto più strettamente legata a questa arte marziale, sono estremamente impreparati sull'aspetto dell'alimentazione. Non gli interessa particolarmente, o forse lo reputano pletorico, nel senso dice: ah, te ti alleni nel jiu-jitsu, ti alleni forte, fai tanto sparring, magari aggiungi la preparazione fisica con i pesi e quanto basta. Mangiare, tutti mangiano, uno si nutre più o meno, c'è il problema del taglio del peso, ma se sei in forma va tutto bene. L'importante è che tu non sia grasso oltre un certo limite, rientri in quella che è la tua categoria. Questa è la visione di uno specialista, di una persona che conosce approfonditamente un suo specifico settore, ramo che è quello della tecnica, quello delle applicazioni da combattimento, da gara, però è evitare il problema alla radice, cioè come si deve nutrire una persona, non solo uno che fa jiu-jitsu, per avere salute, stare in peso, e tutta una serie di altri benefici che derivano da un'alimentazione corretta. Questo, ripeto, è un argomento spinosissimo, è un argomento che non lascia indifferente nessuno, perché ci sono miliardi di persone che non sanno neanche cos'è il jiu-jitsu, ci sono milioni che non si occupano mai di politica o di religione, ma tutti mangiano, tutti noi mangiamo, quindi l'alimentazione, sin dai primi giorni della nostra vita e forse anche prima, nella parte intrauterina dell'esistenza, l'alimentazione coinvolge tutti. Non esiste essere indifferenti e neutrali riguardo a questi temi. Non c'è aspetto dell'esistenza umana, a partire dai riti religiosi, le celebrazioni delle festività, la conduzione della giornata, l'economia, tutto è collegato alla nostra biologia, alla nostra alimentazione. Quindi, in un certo senso, non esiste una persona che non si sente in grado di parlarne e di dire la sua, e anche ha ragione, perché comunque è vivo, si è nutrito, in qualche maniera ha ottenuto un risultato in questo campo. E rende le discussioni tra esperti di alimentazione qualcosa di simile allo scontro tra teologi. La teologia sarebbe quella scienza del nulla che parla del niente, in cui ognuno ha la sua idea, se l'è formata in una maniera completamente irrazionale, e desidera imporla ad altri senza stare a sentire assolutamente opinioni altrui. Quindi gli scontri verbali, dialettici, suon di pubblicazione tra esperti di alimentazione sembrano quelli tra teologi. Io non ho mai avuto un approccio teologico all'esistenza, basato su verità rivelate, ma sono sostanzialmente empirico. Vado a provare su di me prima determinate combinazioni di alimenti, determinate forme di supplementazione, eccetera. E in particolare, seguendo i più capaci, esperti del settore, e non mi riferisco tanto ai dietologi di regime, ma ai veri allenatori che stanno sul campo e ai professionisti, soprattutto all'estero, che seguono determinate squadre sportive, e poi con questo bagaglio di informazioni lavoro con le persone che mi sono accanto gratuitamente il più delle volte, perché ai ragazzi che vengono ad allenarsi con me a Jiu-Jitsu non ho mai fatto pagare neanche un euro per
parlargli e dargli dei consigli di alimentazione. Io non sono un dietologo, la legge italiana prevede che possono rilasciare diete solo i dietologi, è anche giusto, infatti io non rilascio nessuna dieta. Al massimo parlo con i miei amici, con i miei atleti e ora in questo caso anche con voi, di ciò che secondo me andrebbe rivisto in termini di alimentazione, sia per quanto riguarda il jiu-jitsu brasiliano, quindi le persone che svolgono questa attività con una certa intensità, magari anche agonisticamente, sia per tutti gli altri, anche quelli che non svolgono jiu-jitsu come attività sportiva o quelli che magari non fanno nessuno sport. Che tutti noi possiamo vivere bene e avere salute, forza, forma fisica, benessere, semplicemente se siamo nutriti bene. Ho fatto una lunga premessa, eccezionalmente lunga sull'argomento, perché, ripeto, è un campo, un settore spinosissimo, difficoltosissimo, e dove si va si tocca veramente un nervo scoperto di persone che se la prendono, si sentono offesi da opinioni differenti, perché sua nonna quando era bambino gli dava la fetta di dolce e lui è sempre stato bene, e suo zio a Natale mangia 32 bignè e non ha mai avuto un problema. E quindi risulta veramente difficile essere distaccati un po' sull'argomento. Io continuo a studiare e continuo ad approfondire, continuo a sperimentare con le persone che hanno il piacere di provare a rimettersi in forma seguendo un programma che comprende un approccio alimentare ben preciso, a cui mediamente do l'importanza dell'80% nel raggiungimento del risultato di una eccellente forma fisica. 80% è tanto. È tantissimo, è smisurato rispetto al 20% che comprende tutto il resto, il dormire bene, la supplementazione, l'idratazione, non litigare con la moglie, eccetera, eccetera, non fumare, tutto il resto messo insieme sta intorno al 20%. Se uno canna l'alimentazione, non potrà mai raggiungere il non plus ultra della sua forma fisica potenziale. Ed è molto probabile che abbia tutta una serie di effetti sulla sua salute, magari di piccolo cabotaggio se è giovane, ancora parecchie cartucce da sparare, ma che nel tempo si potrebbero aggravare. Ripeto, io non sono un medico, ho una pessima impressione da parte della casta medica italiana che si trasmette le lauree di padre in figlio, ma ripeto, non sono un medico, quindi non vado a parlare di cose che mi competono, parlo di quello che io ho studiato, di quello che io ho visto, di quello che ho ottenuto. In particolare, anche sul blog teamcenturion.it ho riportato la storia di alcuni miei atleti e anche amici, gente che seguendo un determinato tipo di approccio alimentare contrario a quello che è il dogma imperante, quindi la pseudoscienza da talk show, quella che da Bruno Vespa e compagnia cantante, magari gli articoli di Star Bene e Donna Moderna, con questo approccio sono tutti dimagriti decine di chili, hanno abbandonato l'obesità, adesso sono in forma, sono atleti. Potete andare a vedere sul blog per qualche esperienza, ma ne ho tante da raccontare, anche persone che magari non sono più nei paraggi e quindi non hanno rilasciato una recensione scritta, ma che comunque potreste voler contattare tramite altri mezzi. È di oggi. Che cosa per arrivare a raggiungere la perfetta forma fisica, quindi l'alimentazione è l'80% più o meno, a occhio, diciamo, è un'impressione. L'80% è tanto, quindi che cosa deve mangiare una persona? Sostanzialmente nulla di quello che viene detto negli articoli sponsorizzati dalle multinazionali, nelle trasmissioni che queste multinazionali pagano moneta sonante
al network televisivo e al conduttore buffone, pagliaccio di turno. Nulla di questo, di quello che viene mediamente diffuso sui canali plebei, proletari di intrattenimento ha un valore, anzi è puramente criminale, è da dimenticare. In particolare negli ultimi anni, e parlo delle ultime decine di anni, questo complesso industriale, che è il più potente del mondo, perché là dove c'è il complesso industriale dell'agronomia e della produzione di cibo si parla di petrolio sostanzialmente, ma è un discorso lungo, preferirei andare avanti. Sono riusciti a piegare a suon di triliardi di dollari l'establishment scientifico. In particolare si è creata la grassofobia. Si è creato artificialmente una pseudoscienza di fanfarone e truffatori sull'argomento, che poi via via nel tempo sono stati demoliti, sputtanati, resi dei buffoni dai colleghi, quelli seri, ma che nel frattempo, con la gran cassa dei media, sono riusciti a veicolare un messaggio del tutto distorto e, ripeto, criminale, perché non sono neanche poche le pronunce di magistrati negli Stati Uniti di complessi di tipo universitario sull'argomento, ma insomma andiamo avanti. Questa grassofobia è stata creata a partire da una famosa, come si può definire, impalcatura pseudoscientifica messa su da questo tizio del nord degli Stati Uniti, tale Ansel Keys, che ebbe la super risonanza sui mass media dal primo giorno, e venne creata questa fantomatica dieta mediterranea. Poi, a suon, ripeto, di triliardi di dollari, si può investigare l'argomento. Esistono anche studi scientifici fatti da storici, da studiosi della storia dell'economia sull'argomento, come è stata organizzata qui la bara onda, ma andiamo avanti. Questo Ansel Keys, che ebbe la copertina del Time per farvi capire che giro c'è dietro, provate voi a fare una pubblicazione su una qualunque rivistina in giro per il mondo a vedere se vi danno il Time, e venne creata con la truffa, con l'inganno, una cosa chiamata dieta mediterranea. Ora, questo può andare bene per degli americani che sono laggiù da altra parte del mondo e sono ignoranti, ma come si può in Europa dar credito a qualcosa dal nome la dieta mediterranea? Come se i contadini dell'interno dell'isola di Creta si nutrissero alla pari dei pastori dei passi alpini o i pescatori delle Baleari avessero lo stesso tipo di alimentazione, lo stesso tipo di alimenti base della loro alimentazione, che ne so, dei contadini della fascia costiera della Francia. Questo è a livello proprio logico, di storia, di geografia, è un'idiozia galattica, ma non importa che ci credano i più colti, i più dotti, quelli che si vanno a documentare o che semplicemente fanno una riflessione sull'argomento. L'importante è che venga indirizzata l'opinione pubblica, e poi dopo l'effetto si protrarrà alle volte per anni o per decine di anni, come in questo caso. Quindi, in sostanza, questo Ansel Keys, che a livello scientifico non era assolutamente né un luminare né niente, era un uomo al soldo di queste multinazionali, creò e riuscì principalmente a diventare, insieme ad altri, il fomentatore di questa grassofobia, cioè il costituente principale la fonte energetica principale dell'essere umano e anche degli altri animali, seppur lo ottengono in forme diverse, cioè i lipidi, è stato oggetto di demonizzazione. Con questa pseudoscienza, è un termine che gli americani usano spesso, è tobacco science,
cioè la finta scienza usata negli anni 60-70 per far dire che le sigarette questi scienziati facessero bene. Tobacco Science ha permesso di demonizzare, ripeto, i grassi, i lipidi e quindi gli alimenti sostanzialmente più importanti dal punto di vista del profilo nutrizionale umano. E hanno tramite questi investimenti super miliardari, fanta miliardari in pubblicità, perché comunque questa non è scienza, questa è pubblicità e marketing, sono riusciti a partire dalla piattaforma più importante di riferimento, che sono gli Stati Uniti, la superpotenza non solo nucleare ma anche mediatica, tant'è vero Hollywood sta negli Stati Uniti, non è in Burundi, sono riusciti a influenzare tutto il resto del mondo. Gli Stati Uniti hanno il potere politico di piegare le organizzazioni internazionali, per esempio la FAO, sede a Roma o altre, e da lì sono riusciti a creare una nuova vulgata. I grassi fanno male, il colesterolo ci uccide, sono i grassi che fanno venire l'infarto, eccetera. E in questo modo l'alimentazione è stata spostata dalle persone inconsapevoli e desiderose di fare il meglio per se stesse, tutta sugli zuccheri. Una zuccheromania, una glucomania totale che ha visto la popolazione degli Stati Uniti in primis, ma anche il resto del mondo, penso all'Italia, diventare obesa, decrementare in maniera vigorosissima in termini di aspettativa di vita, ma soprattutto di qualità della vita, e l'esplosione di quella che è la sindrome metabolica: cancro, infarto, Alzheimer, diabete. Quattro propaggini della stessa entità, la sindrome metabolica. Adesso, al 2015-16, a livello scientifico, soprattutto delle persone non a libro paga, di questi cialtroni, la questione è stata un po' rimessa a posto. Anche il Time stesso, tanti anni dopo la copertina sola dedicata al truffatore Ansel Keys, ha fatto una copertina col burro, col ricciolo di burro, dicendo: "Contrordine, amici, abbiamo scherzato, per 40 anni vi abbiamo preso per i fondelli, in realtà i grassi non fanno venire l'infarto, non fanno ammalare le arterie, è tutta una cazzata che abbiamo inventato". No, non hanno detto così, ma è quasi. E quindi la prima cosa, ripeto, sarebbe demolire i luoghi comuni che ci hanno infilato nella testa a forza di titoli di giornale, trasmissioni televisive e pseudo esperti che vanno in camice bianco da Bruno Vespa e altri cialtroni del genere a imbrogliare la gente. L'alimentazione umana non è quella che può replicare, non si può, scusate, l'umano, come tutti gli esseri viventi, ha una sua nicchia ecologica. C'ha un suo modo di vivere naturale, così come ce l'ha l'anguilla che sta nell'acqua o il piccione che frequenta luoghi più elevati, eccetera, eccetera. Ora sto un po' semplificando, ma è chiaro che ogni essere vivente ha un suo modo di vivere e di nutrirsi che è specifico per quella nicchia ecologica. Qual è il modo di alimentarsi gli esseri umani? I marshmallows, la Coca-Cola e i quattro salti in padella? La pasta perché è integrale? O di cosa vive l'essere umano? Di cosa ha vissuto prima dell'introduzione da parte dell'industria di queste porcherie? L'essere umano ha vissuto per milioni di anni di quello che c'era nella sua nicchia ecologica. Non siamo granivori, non siamo erbivori, non digeriamo la cellulosa. Di cosa si nutrivano gli esseri umani fino a poche migliaia di anni fa con l'introduzione dell'agricoltura? Ovviamente non si potevano nutrire di Big Bubble e di, che ne so, del magnum e gelato. Si nutrivano di quello che c'era nella loro nicchia ecologica, ripeto, quindi gli animali che potevano cacciare e le verdure che potevano raccogliere, non coltivare. Su questo, con buona pace dei cialtroni truffatori,
esperti della televisione è un fatto storicamente assolutamente che non si può negare. Persino il più ridicolo pagliaccio che va in televisione da Bruno Vespa a imbrogliare la gente dovrà riconoscere, sì, in effetti, per 2 milioni e mezzo di anni gli esseri umani si sono nutriti di carne, nel senso di cacciagione, roba pescata, insetti in alcuni casi, comunque cose che si muovono e cose che stanno ferme piantate in terra, quindi per esempio tuberi che hanno un elevato apporto calorico e altri tipi di verdure assolutamente indispensabili per la nostra buona salute, per portare vitamine, sali minerali, far funzionare il tratto intestinale, eccetera, eccetera. Di questo abbiamo vissuto. E questi buffoni, non lo posso negare, diranno: no, ma sì, però morivano a 12 anni, erano alti 1,12 m e c'avevano 12 denti in bocca. Cioè, sono dei mistificatori, imbroglioni, prendono un dato e lo adulterano. Non è affatto vero che le popolazioni ancestrali, cioè quelle pre-civili o pre-agricole, che dir si voglia, vivessero di una cattiva salute generalizzata. Anzi, è assolutamente falso, perché vivono tuttora, se hanno da mangiare, non sono stati spodestati da bracconieri o assassini a pagamento delle multinazionali minerarie. Questi popoli ancestrali vivono non conoscendo il cancro, non conoscendo l'infarto, non conoscendo la carie, e vivono all'interno della loro nicchia ecologica. Come tutti gli animali, sono sostanzialmente in media in ottima salute, perché altrimenti non sopravviverebbero. Una razza fosse costantemente all'interno della sua nicchia ecologica, plagata da malattie e epidemie, si estingue. Quindi, carni, pesci, frutti di mare, tutte le cose che vivono e quelle che le piante si possono raccogliere. Io dubito che durante il Cambriano, con gli inverni boreali nell'Europa centrale, si trovasse per esempio il mango a gennaio. Non è che non si debba mangiare, non è che non si possa gustare. Voglio dire, è un ragionamento piuttosto elementare. Che cosa avrebbe trovato un nostro antenato proto-italico 13.000 anni fa in una foresta, che ne so, della pianura padana, piuttosto dell'Appennino o qualunque altro luogo della penisola? Il chili? Il Big Mac? Il ghiacciolo? Gli spaghetti alla carbonara? C'è modo, non è nemmeno un'alimentazione intesa in senso strutturata, cervellotica, un modo logico di mangiare alimenti umani. Se lo ha prodotto l'industria, non è umano, è frutto di un'elaborazione cervellotica a fini di profitto. In natura i carboidrati sono estremamente scarsi nella nicchia ecologica umana. Noi, a differenza degli erbivori, non riusciamo a digerire la cellulosa. L'erbivoro cosa fa? Rumina. Passa questo composto vegetale da uno stomaco all'altro e quei batteri presenti in quegli stomaci li trasformano, quegli zuccheri della cellulosa che noi esseri umani non riusciamo ad assorbire, in grasso, trigliceridi. L'essere umano si deve per forza nutrire di ciò che caccia e ciò che raccoglie, ma non può vivere di soli vegetali in natura. Qui non voglio entrare nella polemica artificiosa degli integralisti vegani, l'Isis vegana e tutte quelle sciocchezze teologiche, vorrei non confrontarmi. Uno può mangiare quello che vuole. Ti vuoi nutrire solo di 4 salti in padella? Fallo. Mangi 1 chilo di Nutella a settimana? Sono cazzi tuoi. Ti fai le pere con
con la maionese, il ketchup, sei libero di farlo. Non puoi andare in giro a rompere i coglioni e a dire che quello è il cibo naturale dell'essere umano. Dici, a me mi va bene così, a me piace così, io mi trovo bene così. Cazzi tuoi. Se una persona invece fa il medico, il nutrizionista, il dietologo o anche solo l'allenatore sportivo, avrebbe il dovere di non farsi i cazzi suoi, ma di consigliare quello che è più giusto per le persone umane. Ripeto, un tema infinito e lunghissimo. Nicchia ecologica umana. Proteine animali dalla caccia, di terra e di mare, verdure dalla raccolta, non roba surgelata, non roba in scatola, non roba con i conservanti. Acqua buona, cercarla, indispensabile. È un privilegio all'interno di questo bouquet fatto di carni cresciute al pascolo, pesci selvatici e non allevati, uova del contadino, verdure sempre dell'orto, eccetera. Un privilegio all'interno di questo bouquet dato ai grassi. Perché noi esseri umani non tocchiamo carboidrati. Qui la ciccia è fatta di cellule di grasso, non ci sono cellule di zucchero. Noi possiamo stoccare un numero molto limitato di zucchero all'interno del corpo, glicogeno nel fegato e nei muscoli, molto limitato. Campando a zuccheri, ed è quello che facciamo tutti in una civiltà post-industriale, anzi io no, ma la maggior parte delle persone lo fa. Si è costantemente alla ricerca di questo carburante. In pratica abbiamo addestrato il corpo, sin dal concepimento per quanto riguarda le civiltà contemporanee, a funzionare con un carburante che non è quello specifico per l'essere umano. Noi addosso abbiamo tipo 100.000 calorie in grasso, ma se non abbiamo abituato il corpo, come nel caso delle popolazioni ancestrali che non sono toccate dall'agricoltura, non riusciamo ad utilizzare questa riserva, che è la riserva che la natura ha previsto intelligentemente per i momenti di magra. Quindi privilegio dato ai grassi, saturi e monoinsaturi, non i polinsaturi, quelli inventati da quei signori lì che hanno le multinazionali e la villa in Svizzera. Quindi la saturofobia indotta dalle multinazionali, affanculo. Saturi e monoinsaturi. Andate a ricercare che cosa sono: olive, lardo, burro, cocco, avocado, frutta secca, cibi grassi per l'energia. Un po' di proteine, non tante, perché noi non abbiamo questa distruzione muscolare esagerata anche allenandosi. Quindi una porzione ragionevole di proteine, soprattutto per la parte plastica, quindi per ricostruire il tessuto magro, non solo muscoli, e una parte piccolissima, 5% di zuccheri. Sì, lo so, tutti i cibi più buoni sono zuccherini. La birra e il vino, gli spaghetti, la pizza, la focaccia. Perché ci piacciono così tanto? Perché il nostro cervello adora gli zuccheri? Perché in natura sono estremamente rari e quindi la selezione ci ha insegnato ad apprezzare una cosa che in un contesto preindustriale, preagricolo, è di difficile reperimento. Sono buoni, ma non fanno bene. Sono anche a detrimento della prestazione. Se si analizza l'aspetto della nutrizione, dell'alimentazione del candidato a un'evoluzione in senso alimentare nel lungo periodo. A breve termine, la riduzione di una sostanza in cui siamo immersi sin dal concepimento è chiaro che prova un abbassamento della prestazione. Anche di quello che è un amatore che va in palestra, quello si nutre, cappuccino, brioche, spaghetti, pizzette, il primo giorno che dovesse limitare dolci e granaglie e latte si troverà sicuramente a mal partito, come il cocainomane o l'eroinomane la prima volta, i primi giorni o le prime settimane, non lo so, non, mi sembra vada sui 60 giorni, un protocollo tipo Muccioli.
prima di stare bene deve starà male per via della dipendenza. Questo è un argomento anche questo estremamente difficile, complesso, si entra in tantissimi risvolti, la psicologia, ma vorrei rimanere su dei consigli un po' più terra terra. Privilegia i grassi, moderate proteine per la parte grassa, pochi zuccheri, insalata, tanta acqua e ridurre tutto il resto ai minimi termini. Non è detto che sia facile e nemmeno che si possa fare in 2 giorni, ma certamente si riesce a fare. Io ho tanti esempi di ragazzi e meno ragazzi, diversamente giovani, io di persone che hanno perso 20-30 kg senza mai avere fame, senza avere quei demoni che tormentano le persone che fanno una riduzione calorica, cioè vanno in ipocalorismo semplicemente senza shiftare a dieta iperlipidica, cioè a alto contenuto di grassi, senza fame, senza mai avere grossi cali di forma se non la prima settimana, il primo mese, diciamo, dipende, e poi mantenendosi sempre in salute, forti, tono muscolare e basso contenuto di grassi, sia viscerale che sottocutaneo. Tutti mangiano, non solo i lottatori di Jiu-Jitsu, ma anche i lottatori di Jiu-Jitsu. Quindi sarebbe dopo che gli allenatori, in particolare i maestri di questa disciplina, si formassero in tal senso. Non è facile perché il campo è invaso da una serie di mistificatori e di imbroglioni, gente che scrive libri che non vanno bene nemmeno per il caminetto. Però si formassero e si creassero delle solide basi. Non importa essere degli scienziati, io non lo sono, ma degli esperti si può diventare, cioè si fa esperienza su se stessi e poi, una volta accertata la salubrità e la vantaggiosità della cosa, sui volontari. Una dieta sana non può essere la dieta che propaganda Bruno Vespa a Porta a Porta, né quella del Calabrone e quegli altri dupe delle agenzie di marketing internazionale. Una dieta sana è una dieta sostenibile, nel senso che non dà problemi di privazione, di fame, di abbattimento, quindi sostenibile nel lungo periodo, di soddisfazione, quindi che si mangiano cose buone, gustose. Altrimenti psicologicamente si crolla e che sia proiettata nel futuro, si possa pensare, se non altro, ma certamente si può pensare di mantenerla tutta la vita, senza grandi sforzi, senza bisogno di essere abbonati a chissà quale ristorante 5 stelle. È una questione di scegliere alimenti a basso tenore di infiammazione, e questi è la qualità, quali alimenti, e la proporzione tra i macronutrienti. I macronutrienti sono, come dicevo prima, grassi, proteine e carboidrati. Una proporzione ottimale, ovviamente questo è un discorso generale, perché poi siamo tutti diversi, abbiamo esigenze diverse, e io sono diverso da quando avevo 20 anni, purtroppo per me. Comunque, dicevo, una proporzione a vantaggio dei grassi saturi e monoinsaturi, una piccola, moderata percentuale di proteine e carboidrati, sostanzialmente la verdura a foglia verde e ogni tanto qualche buon frutto, ma non certo le penne al pomodoro, le lasagne, i bomboloni alla crema. Dispiace perché sono cose buone, uno se le può permettere occasionalmente, in base alle sue esigenze, in base ai problemi che ha, più o meno spesso, se le può concedere come una gratificazione e non basare la sua esistenza sull'ingozzarsi di questa merda. Un piccolo discorso sulle proteine. Le proteine sono proteios, vuol dire di primaria importanza, sono la parte più importante
senza le quali la vita umana non può proseguire, si muore insieme ai grassi, mentre non esistono zuccheri essenziali, esistono gli aminoacidi essenziali, i mattoni delle proteine. Non ce n'è bisogno però in dosi massicce, come è stato un po' veicolato underground agli atleti negli anni. Si vede gente che si fa dei bibitoni di proteine come se il loro catabolismo muscolare fosse quello di un elefante, ma non è così. Ne basta una dose moderata, l'equivalente di un pugno, una porzione di frittata, di carne, di pesce al giorno. Sta parlando in termini generali, all'ingrosso, è chiaro che se uno pesa 130 kg e fa l'Olimpione di lotta e l'altra è tua nonna Carolina, che ha 90 anni e sta nella casa di riposo, sono proporzioni diverse, ma ci siamo capiti. E zuccheri essenziali non ce ne sono. In questo momento la maggior parte delle persone ne ha un bisogno assoluto, come il cocainomane o l'eroinomane, ma passando attraverso un periodo di adattamento si può shiftare l'alimentazione e basare il metabolismo cellulare, rieducarlo ad andare a grassi. Questo permette di non avere praticamente mai fame durante la giornata. È raro di avere fame per tutta una serie di ragioni enzimatiche, molto anche noiose a raccontare. Essere sempre di buon umore, non ci sono quei picchi e quei down dell'alimentazione a base carbo. E sostanzialmente la prestazione è omogenea durante l'anno, non ci sono quegli incredibili momenti di collasso che si notano in atleti anche preparatissimi, in cui gli allenatori li inzuppano all'interno di una minestrone di carboidrati dalla mattina alla sera e hanno il roller coaster, le montagne russe a livello prestativo, ma mi sto dilungando. Spero di, con questo discorso, di essere stato utile almeno a qualcheduno. Non credere alla junk science, alla tobacco science odierna. Documentarsi, capire cos'è un'alimentazione umana, ancestrale, originale, perché questo tipo di alimentazione è antinfiammatoria rispetto all'alimentazione infiammatoria basata su prodotti creati dall'agricoltura e soprattutto oggi dall'industria. E una volta scelti questi alimenti, che sono gli alimenti umani sono solo quelli che si possono consumare da crudi, anche. E poi la proporzione tra i macronutrienti, dando il privilegio ai grassi, saturi e monoinsaturi. Vietati dalla legge di Marius i polinsaturi. E la margarina, l'olio di semi, la cosa, tutta questa merda fortemente infiammatoria, fortemente cancerogena, fortemente collegata all'esplosione di sindrome metabolica che sta avvelenando il pianeta. Che altro posso dirvi? Io conosco tra i miei amici, allievi, atleti. Tante persone hanno risolto il problema alla radice, hanno perso il grasso, non hanno più gli up and down dell'alimentazione lipidica e stanno in salute, in forma tutto l'anno senza fame. È un miracolo? È la trovata del prestigiatore, il coniglio che esce dal girino? No, no, no. C'è tanta gente nel mondo che lo sa. Se voi cominciate da un libro come questo, The New Atkins, mi è arrivato oggi, ma lo conosco da tanto tempo, nella versione precedente, un manuale che all'usato in America costerà 2 o 3 dollari. Già questo è sufficiente a dare una grossa, grossa svolta. Poi nel tempo uno approfondirà con l'aiuto magari di allenatori preparati, specializzati, ma il grosso è mettere a posto i tipi di cibi che uno deve mangiare, quindi in particolare quelli che uno dovrebbe eliminare. Latte, granaglie, zucchero, qualunque cosa in lattina, scatola, conservata, il più possibile, se non altro, perlomeno provarci, e concentrarsi sui cibi umani, le
La proporzione va in favore dei lipidi. Essere sempre idratati, bere tanto acqua di buona qualità lontano dai pasti. L'acqua in tutte le forme, per esempio una tisana o un buon tè verde biologico è sempre acqua con tante sostanze buone in più. E poi ci sarebbe da affrontare anche il discorso del digiuno intermittente. In inglese la sigla è IF, Intermittent Fasting, cioè digiuno intermittente, che è una delle pratiche più efficaci e risolutive, in particolare in casi di forte sovrappeso, obesità, grande obesità e di persone che hanno delle dipendenze forti, per esempio l'alcol. Però questo è un discorso che mi porterebbe via come minimo altre 2 ore. Però magari mandatemi qualche linea, scrivetemi se avete delle domande. E cercherò di rispondervi nei limiti del tempo che ho a disposizione e nei limiti delle mie capacità, che non sono elevate, sono una persona media, ma sono migliore di tanti coglioni che si vendono il culo per andare a mentire alla gente in televisione. Spero che almeno uno o due di voi questa lunga conversazione non sia stata noiosa e odiosa. Vi saluto e vi ringrazio ed è con piacere che vi rimando alle prossime dirette che saranno su altri argomenti inerenti il jiu-jitsu, la preparazione fisica e anche tutto quello che mi potreste chiedere, voler chiedere. Argomenti anche tangenti a questo mondo del jiu-jitsu. Seguiteci su teamcenturion.it e che vi dico, grazie. Ciao.